da Gauto Mitsubishi Motors in via Nazionale Torrente Mercogliano Avellino. Alla presenza di ASL ed ARPAC si è riunito per la prima volta questa mattina il tavolo tecnico per verificare d'intesa con i comuni dell'Interland iniziative necessarie e condivise per migliorare la qualità dell'aria nel capoluogo irpino. I comuni hanno risposto tutti all'invito del commissario del comune, ma comunque siamo solo all'inizio, anche se a questo proposito proprio Priolo ha fatto appello ai presenti al tavolo tecnico permanente di rivedersi dopo oggi quanto prima e formalizzare un accordo da sottoscrivere poi in prefettura, sottolineando che dal giorno dopo la firma dell'intesa, di fronte ad un'eventuale mancata condivisione, il comune di Avellino si tutelerà secondo legge. Ci sono le associazioni, i comitati, che hanno la possibilità, il diritto di esprimere loro opinioni e quanto più sono basate anch'esse su evidenze sociali, economiche, scientifiche, tanto più sono ben accette dalle istituzioni. Naturalmente, nel momento in cui questi accordi, queste azioni saranno formalmente approvate e condivise, credo che tutti gli enti che li sottoscrivono siano tenuti a rispettarli, ad adeguarli. Io mi auguro che sarà così, sono certo che sarà così. Se così non sarà, naturalmente tuteleremo la posizione del Comune di Avellino, che in questo caso potrebbe anche essere un po', non voglio usare parole forti, ma essendo nei procedimenti si parla di parte lesa, ma qui non è che stiamo individuando dei colpevoli, ma è la parte direttamente e primariamente interessata, e quindi io che rappresento il Comune di Avellino ho il dovere di tutelarlo in tutte le sedi.